Buonasera, abbiamo nuovamente il piacere di presentare Francesca Guariso, un'artista eclettica, poliedrica, con una certa padronanza tecnica, spiegata dall'utilizzo di acrilici, di oli, di xilografia, di collografia, tra le varie. Ecco Francesca, ci hai già spiegato a suo tempo in occasione di un'altra intervista come ti sei approcciata sostanzialmente all'arte e che tipo di percorso hai intrapreso per arrivare ad oggi. Ma c'è un qualche cosa che mi ha colpito particolarmente nel corso della conversazione telefonica, l'ultima che abbiamo avuto, in cui mi hai parlato di strumenti che non erano effettivamente integri a tutti gli effetti e che hanno dato vita a qualche cosa di particolarmente piacevole, al punto da volerlo scegliere ed anche esporre in questa occasione. Dal punto di vista figurativo parliamo di qualche cosa che coglie un paesaggio dove compaiono due soli. Quindi una visione sicuramente, ecco, che si slaccia un pochino dalla realtà, lasciando più spazio a quelli che sono gli occhi della fantasia. Ci puoi spiegare qualche cosa in merito a questo, soprattutto all'utilizzo di strumenti come la tela ed il pennello non integri? Allora, tutto è nato da un workshop che abbiamo fatto, a cui ho partecipato, che intanto non ne avevo tantissima voglia, poi invece la cosa mi ha intrigato molto, e con questo artista ci ha dato dei pezzi di tela dove noi con olio dovevamo fare delle prove. E quindi ho iniziato con un pezzettino di pennello, tra l'altro rotto, un pennellino, e ho cominciato piano piano prendendo dei colori a olio un po' di qua, un po' di là, e la mia mano è partita. Sono nati questi due soli e sono nati così per divertimento. E alla fine è risultato questo pezzo di tela simpatico, divertente, bello e che dà anche tanti significati. In qualche modo mi permetterei di dire anche genuino, nel senso che l'arte in questo caso è proprio fatta di segni, non è che venga specificato che debbano essere fatti dei segni attraverso l'uso di un certo pennello di marmo piuttosto che di altro. Quindi avere qualche cosa che permette di accorciare quella che è la visione mentale rispetto al risultato finale e che non sia necessariamente completa in tutti i suoi requisiti, rappresenta da una parte una certa padronanza e dall'altra, come detto all'inizio, una creatività, pardon, particolarmente pulsante che deve esprimersi a tutti i costi. Sì, infatti è nata così proprio, una cosa di scatto, di impulsività, senza. Istinto Dove, alla fine quasi. poi mi sono anche divertita moltissimo. Benissimo, è una cosa molto importante, Sì, alla chiaramente. fine infatti per me dipingere o disegnare è divertimento puro. Pensi che riprenderai in mano nuovamente questo tipo di approccio oppure è stata un'esperienza? Ma intanto quel pezzettino di pennello non l'ho più ritrovato, me ne creerò un altro. Forse un segno. Me ne creerò un altro sicuramente. Però sì, penso di rifare. Proprio quando ho voglia che la mano parta e faccia quello che vuole, senza Avere la comandarla. possibilità di Sì, 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 muoversi. sì. Grazie mille Di Francesca, è sempre un niente, piacere potersi anche per me. confrontare ed approfondire la tua Anche per arte. me, grazie.